Unboxing, ramponi da montagna Petzl Vasak. Si tratta di ramponi da escursionismo cosiddetti universali, quindi possono essere calzati su qualunque pedula, purché sia sufficientemente rigida. Questi ramponi li sto tirando fuori dalla scatola, ma in realtà li ho comprati lo scorso anno, quindi li ho utilizzati già varie volte in escursione. E devo dire che personalmente non ho tutta questa esperienza e mi ci sono trovato bene. Per acquistarli mi sono fatto consigliare dal negozio Campo Base, che è una catena di negozi su Roma, presso i quali poi ho usufruito anche di una offerta speciale, quindi prendendo anche altre attrezzature. Ho pagato relativamente poco, circa un centinaio di euro. Qui ci sono tutta una serie di istruzioni e si spera di non dover consultare quando si acquistano questo genere di prodotti. Insomma, bisogna avere un minimo di esperienza o riceverla tramandata da qualcuno più esperto. Allora, questi ramponi sono universali, quindi possono essere messi su qualunque tipo di pedula, però in realtà possono essere sostituiti questi supporti anteriore e posteriore, trasformandolo in semiautomatico. Essendo universali, possono anche essere adattati alla lunghezza della pedula, quindi non vanno messi a misura. Tramite questo sistema di sgancio che blocca sul binario centrale la parte che determina la lunghezza. Insomma, la fattura sembra buona, il discorso è sempre quello che, trattandosi di materiale plastico in gran parte, e può essere soggetto all'usura del tempo anche in caso di mancato utilizzo, quindi prima della stagione andrebbe fatto un minimo di risconto per evitare di trovarsi poi con dei ramponi che si rompono in fase di escursione. Hanno l'antizoccolo per evitare la formazione di ghiaccio al di sotto. Sinceramente non ho avuto questo problema, quindi non saprei se effettivamente poi funzioni o meno. Può darsi che non ho avuto quel problema proprio perché è efficiente. Il numero di punte sono 12. Qui entriamo poi in un mondo abbastanza complesso, anche se non eccessivamente, nel senso che esistono vari tipi di ramponi in base all'attività che si intende svolgere, e quindi il numero di punte, l'orientamento e la loro lunghezza, anche quelle ci sono anche quelle seghettate per cascate di ghiaccio, al limite anche una anteriormente. Quindi insomma dovete avere un po' in mente quello che andate a fare e prendere il prodotto che fa al caso vostro. Questo non è male, sinceramente non mi sento insomma, di criticarlo, ecco, per quanto riguarda la mia esperienza mi sono trovato abbastanza bene.